Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e una nuova ricetta nella serie D in cucina con Keith. E in questo video facciamo con mia mamma, facciamo le lasagne, forse le lasagne americane, perché questa ricetta è da mia mamma, è solo i formaggi e il sugo. E basta, ovvio con la pasta, ma sì, e cominciamo. E abbiamo tutti gli ingredienti qui, abbiamo la pasta, la mozzarella, la ricotta, il pecorino romano, il prezzemolo, un uovo, sale e pepe. 1.3 kg di ricotta. It's not 3 kg. Sarebbe 1.3. Prendiamo 226 grammi della mozzarella shredded. Yeah. E un cup a metà del pecorino romano. I know. E un uovo. E sale. Io sale, scusa. Il pepe. E anche qualche prezzemolo. And the most important ingredient. L'amore. Adesso miscoliamo. Io miscolio, ovviamente. E di solito quando mia mamma fa le ricette, lei non misura niente, quindi non c'è esattamente una ricetta fissa in questo caso. E this is your recipe? Or... It's my recipe with my mother's. That's it. Yeah. Quindi è la sua ricetta, ma anche una combinazione, della sua ricetta e anche la ricetta di mia nonna. E prima mia mamma ha fatto il sugo, quindi abbiamo il sugo già fatto. Ok, mentre stiamo aspettando la pasta, vorrei prendere un attimo per spiegare il sugo, perché qui negli Stati Uniti le famiglie italo-americane di solito fanno un grande pentola del sugo allo scopo di creare i sughi surgelati per consumare o per mangiare in futuro come i pasti separati. So, essenzialmente abbiamo un grande pentola di sugo anche con le polpette, la salsiccia e anche mi sa un po' di maiale. E poi aggiungiamo il sugo alla teglia per un livello base. Ok, adesso aggiungiamo il primo livello dei formaggi. Mentre mia mamma continua con questo processo, vorrei prendere un altro minuto per ringraziare un altro membro di questa comunità, Eloisia. Spero di averlo pronunciato giusto, scusami tanto Eloisia se io lo sbagliassi. I think I finally got it right. Comunque sì, grazie per il tuo suggerimento di fare le lasagne. E come al solito, se alcuni di voi ha una ricetta che vi piacerebbe da vedermi preparare, fatemi sapere.
Quindi continuiamo così con ogni livello delle lasagne, pasta, formaggi, ma e poi alla fine anche... Shouldn't you put more sauce down? No. Between? No. Mm-hmm. E anche ovviamente sul sopra aggiungiamo anche il sugo. Ok, adesso le lasagne sono pronte per il forno e le cuciniamo per 30 minuti e poi aggiungiamo la mozzarella sopra per un altro 15 minuti. Ok, e di nuovo aspettiamo. E aspettiamo un altro 15 minuti. Ok, le lasagne sono finite e adesso le mangiamo. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!